Sadomasochismo, lo sai cosa è? Il sadomasochismo è una pratica, anzi un'attitudine sessuale, inventata, praticata dal Marchese de Sade, un noto personaggio del 1700, nato appunto nel 1740. Egli era un aristocratico, un marchese, ma era anche un filosofo, un poeta, un saggista, uno scrittore, un personaggio molto influente in quel periodo. Egli era solito adescare o sedurre prostitute, ma anche donne che non erano prostitute, portarsele a letto e avere con queste ultime degli atti sessuali basati, incentrati sulla violenza, quindi grida, dolore e cose di questo tipo. Questo modo di interpretare il sesso venne appunto chiamato sadomasochismo. Ed esiste un profumo dedicato al Marchese de Sade, quindi a colui che inventò questo modo di interpretare il sesso così violento. Intanto guardate quanto è bella la boccetta. La boccetta sarebbe praticamente una boccetta da 100 ml tagliata in due. Infatti io reputo che il taglio più piccolo sia nettamente più bello e più particolare. È un profumo che rispecchia l'aristocrazia del Marchese de Sade, quindi un profumo molto elegante, molto cuoiato, erbaceo, un profumo verde, un profumo che ha dei toni molto aristocratici. Le note sono indicate anche, diciamo, nella confezione stessa, nella bottiglia stessa, scusa. E abbiamo bergamotto, d'avana, patchouli, spezie come il coriandolo, abbiamo il legno di cedro, il labdano, una nota di cuoio, insomma, un profumo austero, elegante, raffinato. Andiamolo a risentire. È particolarissimo. Appena spruzzato senti sicuramente questi agrumi, questo bergamotto, e poi si fa spazio il cardamomo assieme al coriandolo, quindi queste spezie che poi restano molto cuoiate. Veramente un capolavoro, non c'è altro da dire, un capolavoro, uno dei profumi più evocativi e più particolari e seducenti della mia collezione.